Le fonti Fast Finance, il nostro spazio di approfondimento, come sapete ormai, dedicato all'informazione e alla formazione rispetto a dei temi specifici che vogliamo approfondire proprio per dare maggiori spunti a tutti voi in un tempo piccolo che può dare ovviamente delle basi da poi usare per approfondire ulteriormente quello che ritenete più utile per voi e per la vostra operatività. E vedete subito in sovrimpressione con il nostro titolo l'argomento che affronteremo. Oggi parleremo, intanto ci butteremo nel tema del trading, uno dei nostri cavalli di battaglia, e poi parleremo di candele giapponesi, cercheremo di capire insieme cosa sono e come si leggono. Intanto io mi devo far aiutare per forza da qualcuno, e quel qualcuno oggi è Enrico J. Enrico, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, Manuela. Un saluto a te, alla redazione, ovviamente a chi segue questo intervento sull'analisi tecnica e sul trading. Intanto un cenno più o meno storico, Enrico, poi naturalmente do la parola a te perché sei colui che mi deve aiutare assolutamente per capirne di più. Sebbene mi verrebbe da dire il trading online ormai sia una, cioè, anzi, sia una pratica moderna, bisogna dire subito che per affrontare questo discorso, quello delle candele giapponesi, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo perché è un metodo antichissimo, risale a più di 300 anni fa e è nato ovviamente in Giappone. Giappone, lo dice la parola stessa. Quindi in realtà è un metodo che si conosce da tempo, Enrico. Sì, Emanuele, è un metodo che si conosce da tempo. L'Italia è arrivato, come molte cose, molto in ritardo. È arrivato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, dal Regno Unito, che dopo un lungo periodo di buio hanno riscoperto questa tecnica e quindi poi si è diffusa alla grande con il trading online. In Italia è arrivato in ritardo anche perché l'Italia è stata una delle ultime ad adottare la borsa telematica e questo impone che prima non si potesse fare analisi tecnica con le candele giapponesi, ma semplicemente seguendo la chiusura dei prezzi tramite talvolta anche il cartaceo. Ma in verità, come hai correttamente anticipato tu, è una strategia, una tecnica che nasce a metà del 1700, viene studiata e creata e messa a punto da un mercante di riso giapponese tale Munehisa Homma, che in effetti, a tutti gli effetti, viene definito the god of the market, il dio del mercato, perché più di Gunn, più di Livermore, che sono forse i più noti, è colui che effettivamente ha dato il là all'analisi tecnica ed è colui che più dei due appena citati accumulò effettivamente tantissime ricchezze. Lui era figlio di una famiglia benestante che commerciava in riso. Alla morte del padre, lui aveva 26 anni e prese le redini della famiglia. Si trasferì a Osaka e da lì, mandando in giro dei suoi collaboratori, andava a testare quelli che erano gli umori dei coltivatori, di chi andava effettivamente a maneggiare, a creare la materia prima, e quindi si rendeva conto che con una sorta di report avuto dai suoi uomini, andava a vedere proprio gli umori, la psicologia di quelli che lavoravano il riso e che si aspettavano raccolti più o meno importanti a seconda anche del meteo, e quindi si rese conto che tutti questi umori, queste paure, queste speranze potevano essere racchiusi in dei movimenti su un grafico, e questo fece nascere appunto le cosiddette candele giapponesi, le candlestick. Poi sarà interessante scoprire anche attraverso proprio la nostra analisi e il nostro excursus se rappresentare proprio graficamente l'andamento dei mercati attraverso l'utilizzo delle candele giapponesi comporti dei vantaggi, quali sono, e soprattutto per i principianti, no? Per chi vuole anche avvicinarsi al trading con le candele giapponesi. Ti chiedo però subito una cosa, Enrico, poi entriamo nel merito. È ad oggi una tipologia di visualizzazione dei grafici utilizzata dai trader in modo massiccio, ancora no? Sì, ormai è una tipologia sulla quale tantissimi trader puntano, secondo me in maniera giusta, ma non lo fanno molti ancora in maniera corretta, parlando proprio in maniera tecnica. Non si va spesso ad analizzare con sufficiente precisione la tipologia di una o più candele. Perché dico questo? Perché molto spesso si tende
a voler essere a mercato sempre e comunque, per cui si stabilisce un piano d'azione che prevede l'ingresso in presenza di una particolare candela, la quale magari non c'è o c'è una candela che la ricorda e che le assomiglia, e quindi pur di entrare al mercato ci si autoconvince di vedere una cosa che poi alla fine non c'è. E questo Certo. porta tante volte a fare dei disastri. Ma le candele giapponesi sono oggettive, è price action pura, è il prezzo. Il prezzo racchiude notizie non uscite, speranze, aspettative. Il prezzo comanda, non si discute su questo. Certo. Quindi attraverso queste candele è possibile sostanzialmente leggere in modo riassuntivo le fasi di apertura, di chiusura, massimo e minimo di un determinato titolo e insomma in un determinato periodo di tempo, no? Certo, se noi pensiamo al grafico che si usava all'inizio, il grafico lineare ci dava semplicemente il prezzo di chiusura, ma se noi pensiamo a delle sessioni di borsa, che sono estremamente movimentate perché può uscire appunto una notizia sui tassi, la scoperta del vaccino e così via, quella stessa seduta che sul grafico lineare è solamente un trattino, con le candele giapponesi ci esprime un range, una volatilità. Ci esprime quello che compratori e venditori hanno espresso sul campo di battaglia e quindi ci fa capire cosa si sta formando per la sessione successiva. Diciamo che sono, così cominciamo poi a leggere maggiormente informazioni attraverso alcune slide che ci possono aiutare, sono uno strumento decisamente forte e potente per leggere il mercato finanziario. Allora, adesso ripercorriamo alcune slide che Enrico ci ha fornito e peraltro per tutti coloro che ci seguono potete richiederlo poi successivamente a Enrico Jay, questo piccolo PDF che in modo decisamente immediato mette in evidenza le questioni fondamentali che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui. Intanto le candele giapponesi, lo dicevamo anche poco fa, sono uno degli strumenti più utilizzati in analisi tecnica e le loro numerose combinazioni prendono il nome di pattern, rappresentano il movimento dei prezzi di un sottostante sul grafico e offrono spunti di trading statisticamente affidabile. Ecco, qui mi fermo e do la parola a te, Enrico, guarando anche appunto dei grafici, spunti di trading statisticamente affidabili. Sì, statisticamente perché chiaramente il vantaggio di fare trading con un piano e con delle sequenze di candele fa sì che se viene letto correttamente, tecnicamente si dice il pattern, ossia quella combinazione di candele, se viene letto correttamente 10 volte, probabilmente 7 o 8 volte mi porterà in profitto. Io faccio sempre un esempio molto banale, la squadra che gioca a calcio bene 10 partite ne vince 8, le altre due magari può sbagliare un rigore, prendere un palo ed essere sfortunata, ma nel lungo periodo se tu adotti una strategia valida o comunque sufficientemente valida, il risultato deve arrivare. Proprio come diceva Livermore nel secolo scorso, il profitto nel lungo periodo è una serie di operazioni in gain e in loss. L'importante è che avendo una strategia valida, quelle in gain siano superiori rispetto a quelle in loss. Assolutamente. Ecco, andiamo avanti e vediamo di questi pattern di cui parlavamo poco fa, Enrico, quali sono i più validi? Tu ne hai messi in evidenza due tra i più validi, appunto, formati da tre candele. Esattamente. Allora, innanzitutto la candela ha un body, qui parlo di una candela in generale, tanto per dare veramente un cenno minimo, ha un body, cioè un corpo che può essere verde se è una candela che ha chiuso la sua sessione più alta di come l'ha aperta, altrimenti il body, cioè il corpo, sarà rosso se la candela ha chiuso più bassa di come l'ha aperta. E poi ci sono le cosiddette spike oppure ombre. O volendo proprio italianizzare il termine, per chi non è avvezzo a usare le candele giapponesi, parlando di candela potremmo chiamarle stoppini, ossia quelle piccole linee che possono essere talvolta sopra o sotto il corpo e che rappresentano i massimi della sessione se sono sopra o i minimi se sono sotto. Sì. Ultimo inciso prima di vedere il nostro pattern, anzi due pattern del giorno, è che le candele giapponesi hanno un grandissimo vantaggio, possono essere utilizzate su qualsiasi sottostante e su qualsiasi time frame.
per cui sono veramente uno strumento di analisi tecnica estremamente idoneo per qualsiasi tipologia di trader. Ecco Enrico, perché io infatti, come forse seconda domanda, ho detto sarà interessante, che non era una domanda, era più una riflessione, sarà interessante scoprire quali sono i vantaggi che offrono le candele giapponesi e soprattutto, e questo è ancora più importante, se appunto possono essere veramente utili e quindi vantaggiose per chi non ancora esperto, cioè per chi si sta approcciando al mondo del trading e tu l'hai appena confermato, quindi è così. Sì, è così perché chi non è esperto tante volte cerca spunti dal bancario, da un amico, leggendo i forum, vedendo analisi altrui con proiezioni che sono comunque soggettive. Partendo invece dallo scegliere alcuni pattern più statisticamente validi, si parte da un terreno solido dal quale si può. Più, da, dal quale, chiedo scusa, si può poi sviluppare una o più strategie. Ma quando si ha un movimento sul grafico che è ricorrente, che statisticamente offre dei buoni risultati, da lì poi ognuno può scegliere se fare un trading aggressivo, conservativo, medio periodo, lungo periodo, intraday, forex. Però Certo. l'importante è avere una base e dire ok, da questo parto. E io quindi passerei, se mi dai l'ok, a vedere uno dei pattern che secondo Certo. me è tra i più efficaci. Rammento che di pattern ne ha codificati il Nison dopo la metà del secolo scorso, oltre 44, che onestamente vuol dire prenotare una visita in psichiatria se ne dovessimo utilizzare 44, perché poi diventa un qualcosa di impossibile. Io credo che il trading debba essere semplice. Abbiamo la fortuna tramite la borsa telematica di esaminare tanti grafici, quindi è bene cercare pochi pattern su molti grafici. Quando si trovano, si opera. Il primo pattern, appunto, è un pattern a tre candele e parliamo di un pattern rialzista Morning Star, che tradotto vuol dire la stella del mattino. Sono divertentissimi, affascinanti anche i nomi che vengono poi dati alle candele giapponesi. Abbiamo l'impiccato, i tre soldati, la donna incinta, stella del mattino. È veramente una materia, secondo me, bellissima. La Morning Star è la stella del mattino, ossia dopo la notte rimane solamente una stella in cielo e arriva la luce. Va a simboleggiare che dopo un ribasso, che appunto è il buio del mercato, l'oscurità, il pessimismo, questa stella in fondo al ribasso preannuncia la luce del mattino e quindi l'aurora e quindi qualcosa di positivo e in pratica il rialzo dei mercati. Ok. Noi vediamo che abbiamo queste tre candele, la star è quella più piccola, quella al centro, ovviamente è un pattern di inversione, quindi deve essere collocato dopo una lunga fase ribassista. Abbiamo la prima delle tre candele nel quadrato, che è una candela ribassista, dove ancora i venditori hanno il predominio. Poi abbiamo questa star centrale, che è una candela che solitamente ha un body, cioè un corpo non molto esteso, quindi i venditori non riescono più a far scendere il prezzo, cominciano a entrare i compratori, e poi la terza candela dove si rovescia il tavolo, in pratica non ci sono quasi più venditori, c'è grande presenza di compratori e una regola fondamentale di questo pattern è che la chiusura della terza candela, e quindi la parte alta del body, debba essere superiore, ossia più alta, alla metà del corpo della prima candela. Quindi deve aver mangiato, passatemi il termine, Sì. almeno metà del corpo della prima candela. Sì. Quando si ha questo pattern dopo una lunga fase ribassista, è molto molto probabile che il trend inizi a invertire. Quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio è che sviluppandosi in tre candele si ha il tempo di vederla, di giudicarla e di scegliere l'ingresso, di posizionare uno stop e un target. Quindi è anche un pattern comodo, tra virgolette, per chi fa trading. Il pattern successivo è l'esatto opposto, è proprio speculare e si chiama appunto Evening Star, quindi la stella della sera, per cui dopo un lungo rialzo
si vede una stella in cima al cielo, cominciano a vedersi le stelle, arriva il buio, cioè la notte, e come vedete abbiamo la prima delle tre candele che specularmente al primo pattern è verde, questa stella in mezzo al cielo che dimostra come i compratori non riescano più a portare sul prezzo, e poi si rovescia anche qui il tavolo, candelaccia rossa che ha il body, ossia la chiusura, che deve essere più bassa in questo caso della metà della prima delle tre candele. Ecco, Quindi sono sì, prego Enrico, prego. due pattern di inversione di trend formati da tre candele con queste regole che abbiamo adesso detto. Sono regole abbastanza semplici, il pattern è un pattern riconoscibile, poi ha alcune caratteristiche che adesso non andiamo ad approfondire, eccetera, eccetera, ma visivamente innanzitutto è facile riconoscerlo perché deve essere in cima o in fondo a un trend. Dobbiamo avere queste due candele laterali estese e questa candela al centro che deve avere un body, un corpo più piccolo rispetto alle altre due. Vorrei proprio chiederti, magari se possiamo fare degli esempi, sia di Morningstar che di Evening Star. A me, io stavo pensando come anche parlando di trading e di analisi tecnica si possa ritrovare in questo caso un po' del fascino che la cultura giapponese porta con sé, no? Una storia, un'evoluzione antichissima che racchiude mitologia, storia, tradizioni, insomma. Quindi questa associazione, anche se parliamo di qualcosa che solo apparentemente, anzi no, che è più tecnico, ma che solo apparentemente resta sul livello tecnico, no? Giusto un inciso un po' più ampio che si ricollega proprio alla storia giapponese. Allora, dicevo, è possibile portare degli esempi pratici, Morningstar e Evening Star, Enrico, in questo caso? È possibile, li abbiamo già predisposti nel PDF, ma volendo anche vedere sui grafici attuali, su quello che sta succedendo oggi in borsa, se ne troverebbero sicuramente tantissimi, ma io li ho preparati proprio per comodità, chiaramente, di chi ci segue. Un primo esempio l'ho posto su un time frame weekly, e questo ci deve far pensare il vantaggio che ci offre un pattern del genere sul time frame weekly. Cosa intendo dire? Che chiusa la candela weekly è venerdì e il trader avrà tutto il sabato e tutta la domenica per cercare un pattern come questo e quindi tranquillamente preparare l'operatività. Qui siamo sulla coppia franco-svizzero contro Giappone. Vediamo nella ellisse evidenziata che dopo una serie di oltre 10 candele ribassiste abbiamo il pattern Morningstar, la stella della mattina. Per cui cosa accade? Che la terza candela non solo chiude sopra la metà della prima, ma addirittura chiude sopra i massimi, quindi è un pattern che preannuncia una buona spinta rialzista. Io ho inserito in fondo, sotto al grafico, lo stocastico, un oscillatore che ci può aiutare, soprattutto a chi è meno esperto, a filtrare alcuni segnali. Cosa intendo dire? Che deve essere un pattern di inversione e quindi deve trovarsi, lo devo vedere sul grafico, quando il prezzo è molto in eccesso, è tirato, ossia in questo caso, essendo un pattern rialzista, l'oscillatore stocastico devo trovarlo in una zona di ipervenduto, ossia mi deve dire che il prezzo è da molto tempo che scende. In Ok. questo caso io ho un pattern correttamente conformato con la conferma dello stocastico che si trova in una zona di ipervenduto. Invece, per fare un altro esempio, ma in questo caso di Evening Star, sempre su Time Frame Weekly hai preso, ci hai portato un titolo azionario, che è Sì, Generale sempre Assicurazioni. esatto. Ho voluto prendere sia Forex che azionario proprio per mostrare come su tutti gli strumenti è possibile verificarsi un pattern di candlestick. Qui abbiamo generale, quindi un titolo primario importantissimo. Il pattern è molto molto chiaro e si verifica, si vede a occhio dopo un lungo rialzo, ma anche qui lo stocastico ci va a confermare che il prezzo è in un eccesso di ipercomprato. Per cui si può tranquillamente ipotizzare dal lunedì successivo in cui apre la sessione, l'ingresso al ribasso, posizionando uno stop sopra al massimo della candela centrale della Star e lasciar correre il prezzo. Andando avanti, Enrico, perché noi abbiamo parlato di validità e di attendibilità, perché, cioè, su cosa ci possiamo basare per capire perché, insomma, il pattern è valido? Dunque, io ho fatto un esempio che è nella slide successiva. Molti trader probabilmente già conoscono
uno dei pattern, forse il pattern più conosciuto e forse più semplice, ossia la pin bar, la candela a spillo. Se noi immaginiamo di prendere una morning star, come vediamo sulla sinistra, e di stringere e comprimere le tre candele, la terza candela, quella bianca, quella rialzista, andrebbe a mangiare il corpo della prima e resterebbe quindi solamente lo spillo, la pin. Quindi cosa intendo dire? Intendo dire che se noi vedessimo la pin bar da sola in fondo a una discesa, potremmo presupporre che si sta per sviluppare un trend rialzista. Il vantaggio di una morning star, cioè di un pattern a tre candele, è che questo movimento si sviluppa in tre sessioni. Quindi una sola sessione, una sola candela di pin bar potrebbe essere una notizia, una falsa notizia, una sfumatura e così via. Sì. Tre sessioni invece chiaramente hanno delle basi più solide, per cui si sta proprio muovendo il mercato, venditori escono, incertezza, compratori entrano e quindi è un pattern più valido perché appunto anziché in una giornata di borsa o in una settimana si sviluppa in tre e quindi ha dei fondamenti chiaramente più solidi. Esatto, diventano delle conferme. E poi, andando a conclusioni, Enrico, anche su time frame daily, perché prima abbiamo visto i due time frame weekly, possiamo trovare buone opportunità. Perché? E poi chiudiamo. Assolutamente, qui ho messo due esempi, li vediamo velocemente perché comunque il grafico visivamente è lo stesso. Dopo una fase ribassista, qui abbiamo STM, un titolo italiano. Ho voluto mettere un titolo sottile perché spesso si dice: ma su titoli sottili l'analisi tecnica non funziona. In verità l'analisi tecnica funziona tendenzialmente sempre se la sai fare. E qui abbiamo Morningstar su ASTM con stocastico in ipervenduto e anche qui la candela successiva permette l'ingresso al rialzo, stop loss sotto i minimi e lasciare andare il prezzo. E infine sul grafico successivo, il titolo forse fra i più tradati nel nostro indice, e parlo di Intesa, l'ho voluto mettere apposta perché quel pattern si verifica e lo vedranno i nostri fedeli ascoltatori, si verifica alla partenza della fase di quando è esploso in Italia il Covid. Beh, può far sorridere, ma possiamo dire, facendo un'iperbole, che l'analisi tecnica era al corrente che stava per succedere qualcosa. Quello è un pattern ribassista perfettamente conformato con lo stocastico che conferma l'eccesso di prezzo e quindi si sarebbe potuto trarre vantaggio senza sapere quello che purtroppo sarebbe accaduto di lì a poco. Visto che prima ho chiamato in causa anche in generale la cultura giapponese, concludiamo in questo modo. Comprendere la cultura giapponese non è semplicissimo perché davvero è fatta di tantissime cose, soprattutto che si sono evolute nel tempo. Invece, insomma, mi pare, Enrico, che attraverso naturalmente delle basi da cui partire, comprendere le candele giapponesi sia un po' più semplice, però a scanso di equivoci io ricordo che potete, naturalmente mi rivolgo a tutti i nostri amici, richiedere questo PDF che vi abbiamo mostrato anche attraverso questo approfondimento a Enrico J che è a disposizione. Ho detto bene? Hai detto benissimo, come al solito, Manuela, le candele giapponesi sono una materia che si può studiare e non richiede particolari difficoltà, ma semplicemente un impegno costante e la passione per i grafici. Grazie Enrico J per l'aiuto. Manuela, grazie a te, grazie allo staff, alla tua redazione e un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie a tutti voi per averci seguiti anche in questa puntata di Le Fonti Fast Finance. In pochi minuti, davvero, la conoscenza base della finanza. Alla prossima.